Essere omofobi penso sia una patologia. Lo afferma Luca Zaia, governatore della regione Veneto, che durante la festa della Lega Romagna a Cervia ha aggiunto: inutile perdere tempo a parlare di questa roba. Come centrodestra, non dobbiamo pensare che questi temi li debbano trattare solo quelli di sinistra. Secondo l'esponente della Lega, le scelte etiche non hanno colore politico. Zaia è intervenuto anche per parlare di eutanasia. La mia posizione sull'aborto, ad esempio, è ininfluente. Devo garantire come istituzione il diritto di accedere all'interruzione di gravidanza. Serve un approccio laico, per cui è giusto rispettare le volontà di tutti. Sulle decisioni etiche, o prendiamo subito delle scelte, o lo faremo per necessità. Noi, sul fine vita, ad esempio, in Veneto non abbiamo fatto nessuna scelta controcorrente. Abbiamo dato una risposta, anche se siamo trattati da alcuni come fuori di testa. Una sentenza della Corte Costituzionale dice che davanti a una situazione di non ritorno è comprensibile che il paziente possa pensare di gestire il fine vita. Non vi dirò mai come la penso io, ma siamo qui ad applicare le leggi. Qui non c'è nessuna promozione dell'eutanasia. Davanti a una legge, si risponde punto. Zaia non ha parlato solo di diritti civili e battaglie etiche. Il governatore leghista ha anche commentato quanto sta accadendo con la sospensione del reddito di cittadinanza. Ci vuole rispetto nei confronti di chi non riesce a sbarcare il lunario. In altri paesi ci sono redditi di inclusione. È innegabile che ci siano dei cittadini che vivono delle difficoltà oggettive. Ma dire che un baldo giovanotto di 18-20 anni non possa trovare lavoro è oggettivamente difficile. Il sistema va ritarato. Il governo su questo c'è. Rispetto per chi ha bisogno, ma gli altri che si trovino un lavoro. Iscriviti al canale.